se no sembra che uno ci vuole. Ci siamo? Sì, sì, prego. Bene, ecco qui. Senza applauso, perché va bene. Rispetto all'inclusione dei lavori di messa in sicurezza ricostruzione, e non a caso utilizzo entrambi i termini, dei padiglioni, insomma, che erano inaccessibili alla comunità e ai cittadini. Lo abbiamo fatto con il dovuto rispetto del luogo, ma con il giusto riconoscimento per un'attività che è stata straordinaria e proprio per i cittadini ai quali oggi restituiamo tutti gli spazi che non hanno potuto vivere nel corso di questi anni, soffrendo per non poter visitare i loro cari. Io devo ringraziare veramente tutti, a cominciare dal vice sindaco Giovanni Cavallari, con il quale abbiamo lavorato mettendo insieme il commissario straordinario, la struttura commissariale del commissario Legnini, la protezione civile con Angelo Borrelli prima e il dottor Curcio poi, che hanno seguito questo intervento finanziandolo, un intervento che costituisce un unicum all'interno del cratere sismico del Centro Italia, probabilmente il primo intervento di ricostruzione messa in sicurezza di un cimitero, superando il problema precedente, che comunque era stato determinato dal fatto che la messa in sicurezza realizzata era una messa in sicurezza meramente interdittiva, che quindi non consentiva l'accesso, tra l'altro lasciando ad una scadenza indefinita la possibilità di recuperare questi spazi, perché come sapete i fondi a valere sulla ricostruzione sui cimiteri sono fondi che al momento sono in coda rispetto a tutti gli altri interventi di una ricostruzione pubblica che in tutto il cratere sismico è ancora in fase di rilancio grazie alle norme straordinarie che il commissario ha introdotto. E con questa operazione riusciamo a rispondere all'impegno che avevamo assunto lo scorso 2 novembre. Sarebbe stato l'ultimo 2 novembre senza poter consentire l'accesso alle famiglie all'interno degli spazi per poter visitare i loro cari. Così è stato e per questo devo ringraziare, ma poi tecnicamente lo farà meglio di me Giovanni, ma consentitemi di ringraziare la Terra Ambiente che ha gestito la procedura, segnando in modo significativo il cambio di passo rispetto al passato. Una Terra Ambiente che governa i processi, che si mette al servizio del comune e dà risposte pubbliche importanti, straordinarie, come un in-house deve fare. Tanta strada si deve fare ancora, ma tanta ne è stata già fatta e ne faremo ancora insieme per i prossimi anni. La ditta Moretti ha svolto un lavoro straordinario in tempi rapidissimi, è un lavoro egregio e anche e soprattutto rispettoso del luogo e dello spazio. Abbiamo restituito spazi e abbiamo restituito soprattutto dignità e rispetto al luogo del rispetto e alle famiglie che da tanti anni attendevano questo momento. A loro va rivolta questa giornata, che assume quindi anche un rilievo istituzionale importante e significativo. E per questo vi ringrazio di essere qui, saluto Don Cristian, ovviamente la curia che procederà adesso alla benedizione dell'ultimo padiglione che abbiamo riaperto, ma soprattutto per la loro presenza costante in tutti i momenti della nostra comunità.